Të ndërruar të reshikues të Radio Televizionit Adrianet, për shëndetje, juroj mirë se ardhje në emisionin Mjekët Pranjush. Jemi në këtë puntatër të këtij emisioni dhe në fakt diçka e rrallë po ndodh, pasi në studion tonë do të kemi të ftuar një mjek që vjen pikërisht nga Italia dhe këtë mundëson klinika New Life këtu në qytetin e Durrësit. Ai është profesor Giuseppe Trito, është androlog, urolog, president i Akademisë Botërore të Bioteknologjisë pranë UNESCO-s në Paris, është gjithashtu edhe president i Shoqatës Botërore të andrologjisë. Gjithashtu profesor Giuseppe Trito është edhe mjek i cili vjen për konsulta në klinikën New Life këtu në qytetin e Durrësit. Përshëndetje, mirë se keni ardhur në studion. Ai, faleminderit. Ai, sono sempre molto felice di venire in Albania. Jam gjithmonë i lumtur që vjen në Shqipëri e di partecipare, di lavorare con i miei colleghi, giovani colleghi albanesi. Dhe të bashkëpunoj me kolegët e mi të rinj shqiptar. Per aiutare a risolvere i problemi degli uomini. Per të ndihmuar, per të zgjidhur problemat e burrave. Nelle diverse età della vita, quindi. Në moshë të ndryshme të jetës. Quando sono giovani, fertili. Kur janë të rinj, fertil. Quando sono nella maturità. Kur janë në pjekuri. E quando invecchiano. Dhe kur plakën. Dhe do të flasim pikërisht për problemet që karakterizojnë jetën shëndetësore të meshkujve të ndërruar të rishikues. Profesor Giuseppe Trito do të ne japë disa informacione që lidhen pikërisht me këto probleme dhe cilat janë në fakt problemet e plakjes të meshkujve. Quali sono i problemi dell'invecchiamento dei uomini? Gli uomini che invecchiano hanno due problemi fondamentali. Burrat që plakën kanë dy probleme. Uno che riguarda la loro immagine come maschi, sessuale, e quindi anche nei confronti della partner. Një që lidhet me problemet e tyre sexuale. Che è il problema della impotenza legata all'invecchiamento. Problemi impotenza, cioè lidhur me plakjen. E il secondo problema invece è legato alla patologia della prostata e quindi ai problemi urinari secondari. Il problema di due sono problemi che lidhen me problemet e prostatës, che hanno problemi urinari, che hanno problemi secondari. Naturalmente questi due problemi hanno un effetto sulla qualità della vita dell'uomo. Të dy këto probleme kanë rëndësi për cilësinë e jetës së burrave, ma anche nei confronti della partner. Sigurisht edhe për partneren. La vita sociale e intima con la partner. Sociale dhe intime me partneren. Quindi è estremamente importante prendere in carico questi problemi e risolverli. Prandaj është shumë e rëndësishme marrë parasysh këtyre problemeve dhe zgjidhje e tyre. Soprattutto perché oggi aumenta la lunghezza di vita. Që është zgjatur dhe jetësia e njerëzve. E le coppie spesso hanno differenze di età importanti, sia in un senso che nell'altro. Dhe çiftet kanë një diferencë moshe, si në njërin sens, ashtu dhe në sensin tjetër. Allora, l'andrologo, che è lo specialista che si occupa dei maschietti, atëherë andrologu që është specialisti që merret me problemet e meshkujve, in tutti i loro periodi di vita, në gjithë periudhën e jetës tyre, ha delle soluzioni, ka zgjidhje, che permettono di migliorare la qualità di vita dell'uomo, të cilën ndihmojnë në përmirësimin e cilësisë së jetës së burrave, sia dal punto di vista sessuale, sia nga pikpamja seksuale, sia dal punto di vista delle proprie prestazioni fisiologiche personali. Sia nga pikpamja fisiologjike personale. Quindi oggi non si può dire che non esiste una soluzione ai problemi dell'uomo che invecchia. Sot nuk mund thuhet që nuk ekziston mosgjidhja e problemeve të meshkujve që plakën. Ci sono delle soluzioni adatte, ka zgjidhje adapte, per ogni fisiologia maschile, per ogni fisiologia maschile, e che noi possiamo proporre con sicurezza, che ne mund ta propozojmë me siguri, senza dare effetti collaterali, pa dhënë efekte anësore, senza creare complicazioni, pa krijuar komplikacione, e quindi con un risultato ottimale sulla qualità di vita. Me një rezultat optimal në lidhje me cilësinë e jetës. Per esempio, a livello della sessualità dell'uomo anziano. Anziano è un termine. Ok. Per esempio, nel lidhje me cilësinë e jetës seksuale të një moshuari. Nell'uomo dopo i 60 anni ci sono, diciamo, tre età. Atëherë mas 60 vjeçve janë tre mosha, mund të ndajmë në tre mosha. 60-70. 60-70.
70-90 70-90 e poi i centenari. Nel passato ci invecchiare. Allora, nell'età importante 60-70, Non mosso nel sismi già sulle città. l'ormone maschile, il testosterone, che è quello responsabile della sessualità, della libido, della performance fisica e mentale dell'uomo, Ormoni sessuali mascolari, cioè testosterone, i cili prodigiet per sessualità, libido, per gente fisica ed emozionale. scende progressivamente, si abbassa progressivamente. Ulet in maniera progressiva. Noi possiamo compensare questo abbassamento Nemo da compensare tutta ulia. con i trattamenti ormonali sostitutivi, oppure Mentre i team ormonali sono susa. modificando con delle tecniche chirurgiche la produzione di ormone maschile da parte dei testicoli, degli organi genitali. O se duke realizuar tecnica chirurgicale, të cilat mund të rrisin livellin e testosteroni. Questo fa sì che l'uomo ringiovanisce in un certo senso. Dhe kjo bën që njeriu të rinohet në një farë mënyre. Quindi allunga il suo invecchiamento, Dhe me thonë, rallenta il suo invecchiamento. Questo è vënohet molto ose zgjatet importante. plakja. Da un altro punto di vista, Një oggi si pikpamje tjetër. possono fare dei test genetici sul sangue dell'uomo Sot mund bëhen teste genetike në gjakun e meshkujve. e individuare quegli uomini che hanno i geni che rallentano l'invecchiamento. Dhe mund të ndahen ato meshkuj të cilat kanë ato gjene të cilat vonojnë plakën. Sì, i geni slowdown si chiamano. Si chiamano gene Quindi slowdown. ci sono dei prodotti, dei farmaci anche naturali Ka dhe produkte naturale che possono attivare questi geni e që mund t'i aktivizojnë këto gene. quindi realmente noi possiamo fare una specie di trattamento preventivo. Per Dhe në këtë esempio, mënyrë mund bëhet një farë trajtimi parandalus. a 50 anni tu puoi fare un test in maniera preventiva, nella medicina preventiva e predittiva, test Në 50 genetico, vjeç mund bëhet një test genetik në mjekësinë parandaluse. e quindi prevedere se questi tuoi geni Non parashikohen që si këto gene. attiveranno a 60 anni per rallentare il tuo invecchiamento oppure no. E quindi intervenire con dei trattamenti per modulare i geni, l'espressione dei geni. E Domethënë me ndryhime trajtime per të moduluar genet. è un processo di riprogrammazione, no? Është një proces riprogrammimi. È come tu metti un nuovo software in un computer, in un programma Si vjen një program të ri në computer. e fai l'updating del programma. Dhe bëj È così. update nei programmi. Oggi siamo capaci di comprendere questo meccanismo e di trovare farmaci anche molto semplici, anche di origine naturale, che possono modulare questi cluster di geni. Questa è la grande rivoluzione adesso. Sot jemi në gjendje që të gjejmë edhe produkte edhe me bazë naturale të cilat ndihmojnë në lidhje me këto probleme. Poi c'è un'altra visione molto bella, che è quella di utilizzare le cosiddette cellule staminali, le cellule pluripotenti, dell'uomo stesso e dell'individuo. Ekziston edhe një mundësi tjetër për të përdorur qelizat staminale të vetë personit, Oggi noi possiamo prelevare dal testicolo, quindi që sot dalle ne gonadi maschili dell'uomo stesso, mund t'i marrim nga testikujt të vetë coltivarle personit, in vitro, immortalizzarle, mund t'i diciamo, coltivojmo creare in una vitro. quantità sufficiente e reiniettarle per poter dare queste terapie cosiddette di ringiovanimento. Dhe mund t'i rinjektojmë për të realizuar këto terapi që mund t'i quajmë të rinimit. Questo vuol dire che anche il problema della prostata Kjo do të thotë edhe problemi prostatës. non deve essere più visto Duhet quando l'uomo shikohet, ha ma difficoltà a urinare, cioè quando diventa difficile deve andare per forza dall'urologo. Quindi anche il problema della kështu që prostata edhe problemi prostatës dell'uomo anziano i burrit vjetër sarà affrontato in duhet maniera propagohet në diversa mënyrë të nei ndryshme prossimi anni, në vitet e ardhshme, perché anziché sepse andare dall'urologo në vend të shkoj te urologu farsi operare, që të operohet,
sia per via endoscopica oppure per via tecnica endoscopica, laparoscopica, con i robot a cielo aperto, robot, eccetera. Habor, e tutte queste tecniche creano un problema crea un dal problema, punto di vista sessuale la e sull'eiaculazione, quindi perdita dell'erezione e eiaculazione retrograda in brush, retrograda, nell'uomo, che è molto imbarazzante dal punto di vista della vita sessuale. C'è un problema di nella sessuale tua bura. Le nuove tecniche permetteranno tecnica di gestire di moin, quello che è l'ingrossamento naturale della prostata in condizioni corrette senza dover andare agli interventi. Allora, ti perdono questo. Non è una scuola non dovrebbe chirurgicale. Ovviamente gli amici urologi non saranno contenti di questo. A te, amici urologi, non dovete tenere in questo. Ma la medicina è fatta così. La medicina si bora su, se si casa il settore 3, le scoperte, sbulime 3, tutto per il beneficio dei pazienti. Se per mirare dei pazienti. Noi non lavoriamo per essere non per andrologi, per essere andrologi, urologi, ma siamo al servizio delle necessità delle persone. Persone. Tutto qui. Tutto. E questo è molto diverso. Ed è anche l'approccio che si fa sul problema della sessualità. Anche un diego ci può per problemi di sessualità, che è un problema trasversale, prende tutte le età del trasversale, ci prende per moshat e burra. Si può essere impotenti a 20 anni, non ti esce impotente a 20 anni, poi pure a 70-80 anni. A poco e sul problema della capacità riproduttiva dell'uomo, cioè della capacità se il problema di capacità di riprodursi con la donna, qualunque cioè, sia la e femmina. Oggi c'è una teoria molto importante una teoria shumë rëndësishme dei genetisti e genetistëve che considera che l'infertilità cioè considerano o dell'uomo o della donna e burrit ose të gruas è un segno precoce është një shenjë di un meccanismo paracoshme di invecchiamento più generale të një meccanizmi të plagës. Quindi trattare l'uomo infertile cioè gli trajtosh burrin infertil non solo per fargli riprendere la capacità di produrre spermatozoi, capacità per produrre e riprodurre per avere un bambino per passo ogni fmi e anche però un modo per rallentare il suo invecchiamento per dovulur plakin e ti questa è una nuova scoperta, è molto recente, e in effetti noi vediamo in molti uomini infertili ne shikojmë që shumë burra infertil un testosterone molto basso, un livello di testosterone shumë basso ulet. Quindi hanno problemi sessuali legati. Non hanno problemi sessuali. E quando noi correggiamo l'infertilità dell'uomo, correggiamo l'infertilità modificando la funzione dei testicoli, modificiamo la funzione dei testicoli, l'ormone maschile migliora. Regolare. Quindi abbiamo un'evidenza diretta, quella si chiama la evidenza basata sulla medicina clinica. Evidenze si lascia basare nel medicina clinica che gli interventi sull'infertilità dell'uomo non solo migliorano la fertilità ma migliorano anche la sua capacità sessuale perché migliorano sessuale. La produzione di testosterone e quindi rallentano il medicamento. Allora, queste sono alcune basi di quelle che noi chiamiamo la medicina predittiva e preventiva. Predittiva e parandaluse. Che noi possiamo predire quale sarà il tuo futuro. Fra 10 anni, come sarà? Teme se do t'i darà noi odem pas la tua sessualità, la tua fertilità, il tuo stato di invecchiamento. Gendia e plakes. Preventiva, che noi analizziamo i fattori che possono renderti infertile, iposessuale, precocemente anziano e trattiamo questi fattori. Questa è nuova medicina. Ovviamente tutto questo è bello in teoria, no? Che in teoria dura del bugor. Come in questo studio, studio sembra tutto semplice. In realtà dietro c'è molto studio, molta ricerca, ka shumë studime, shumë kërkime, molta competenza, shumë competenza.
Gli andrologi sono dei nuovi esperti che si occupano dei problemi specifici dell'uomo. Oggi siamo ormai alla terza generazione di andrologi a livello internazionale, perché l'andrologia è una disciplina giovane. Siamo già alla terza generazione. Generata tre. E l'andrologo moderno non solo è un medico, uno specialista medico, ma è anche un grande specialista chirurgo. Poi c'è anche specialista in mouth chirurgo. Perché deve applicare le tecniche della microchirurgia, della chirurgia ricostruttiva, e della chirurgia laparoscopica, endoscopica. Molto. In più deve avere una forte formazione oggi dal punto di vista della genetica medica e dell'endocrinologia, cioè del modo di trattare con dei farmaci che hanno un'azione ormonale, sui parametri, sugli organi sessuali cosiddetti. Allora, un tempo era facile, si andava da qualunque medico, oggi si va da qualunque urologo che prescrive per la sessualità, per esempio l'impotenza, il Viagra, i Cialis, prodotti, o addirittura il paziente fa l'automedicazione, come si dice. Trova un sito che vende un prodotto Viagra o simil Viagra, con la sua carta di credito, Viagra, Cialis, lo riceve a casa e lo usa. Però non capisce per quale motivo. Non capisce per quale motivo è impotente. Quindi è come chi prende l'aspirina perché ha mal di testa. Ma non capisce perché ha mal di testa. E se oggi uno va dal medico per dire io ho mal di testa, perché ho mal di testa? Ma sono tante le cause, bisogna fare tanti esami, e forse non capiamo niente. Questo non è quello che prevede la medicina predittiva e preventiva. Quindi si basa su altri parametri. Questo è un approccio totalmente diverso. Ovviamente bisogna educare i medici giovani a queste nuove discipline. Sono molto contento che qui in Albania ci sono dei medici giovani brillanti che incominciano a lavorare sulla medicina di coppia. E anche sulla medicina dell'uomo. Quindi penso che ci sarà un futuro molto buono per i maschietti albanesi, per il futuro, anche perché la cultura di questo paese è molto sensibile, ai problemi della riproduzione, ai problemi della di una sessualità sana di coppia, dell'intimità di coppia, e anche al futuro che la coppia può avere per l'età. L'accettazione della medicina preventiva e predittiva in realtà è legata alla qualità della cultura di una società, di un paese. Allora, non bisogna affrontarlo tipo showbiz all'Angelina Jolie, che fa di dover sviluppare un cancro del seno perché c'era tutta la storia genetica della madre, si fa togliere i seni, forse anche le ovaie. E poi i chirurghi plastici dicono sì, ma noi possiamo ricostruire perfettamente tutto. I chirurghi plastici dicono che non possiamo rindurtare. Oggi noi siamo in grado, con le tecniche attuali, di monitorizzare la persona. Di sapere, di scoprire quando incomincia appena a sviluppare la lesione. In fase iniziale.
E quindi non proporre queste soluzioni così drastiche e drammatiche. Dhe mos i dhe njerëzve propozime të tilla drastike. Quindi bisogna stare attenti. Noi possiamo predire che un uomo può sviluppare un cancro della prostata. Ne mund parathemi që një njeri burr mund ketë një kancer prostate më vonë. Se per esempio ha ereditato dalla madre, sepse ka pasur probleme, domethënë geneticamente nga nëna. Uno dei geni del cancro del seno. Një nga genet e cancerit të gjirit. Un uomo che eredita questo ha 50% di probabilità di sviluppare nella sua vita un cancro del pancreas. Një burr që trashëgon një gjë të tillë ka mundësi edhe 50% që të ketë edhe një kancer pankreasit, come Steve Jobs. Si Steve Jobs. E 8% di sviluppare un cancro della prostata. 8% per sviluppare un cancro della prostata. Allora, se scopriamo un uomo che ha questo gene ereditato dalla madre, se zbulojmë që një burr ka këtë gen të trashëguar nga ajo, che facciamo? Li andiamo a togliere a 20 anni, 30 anni, il pancreas, la prostata? Prostata? No, chiunque capisce che questa kupton, che non è una medicina intelligente. Nuk është mjeksi intelligente. Però, se noi abbiamo il test genetico, në qovë se kemi testet genetike, seguiamo molto bene i pazienti. Ndjekim mjaft mirë pacientin. E quindi, se si vede, incomincia, ci sono tutti i marker predittivi, që fillon, possiamo prendere in tempo la lesione e quindi curarla completamente. Dhe ta eliminojmë komplet. E questo è il meccanismo per tutte le altre patologie classiche dell'uomo. Ky është meccanismo per gjitha patologjitë e tjera klasike të burrave. Per esempio, in una patologia classica, la malattia di Raperoni, vale a dire le placche nel pene, classiche, che è smune peronis, che danno impotenza, che formano le placche del pene, penis, che abbiano impotenza. E questa è una patologia frequente nell'uomo fra i 30 e i 50 anni. Kjo është një patologji frequente tek meshkujt nga 30 deri 50 vjeç. Oggi ci sono molti studi che mostrano che ka shumë studime që tregojnë la base della malattia della peronite, baza e smundjes peronis, un'infezione da malattie sessualmente trasmissibili. Është infeksionet nga smundje seksualisht transmetueshme su base virale. Me bazë virale nga viruset. Allora, se noi studiamo gli anticorpi, questi virus, ne studiamo gli antitrupa di questi virus in laboratorio, possiamo predire in anticipo mund të themi para kohe, i pazienti che hanno rischio di sviluppare una pazienti malattia. Pazienti che hanno rischio per sviluppare una smunità di tiro, si smunità di come per le ragazze giovani, per si il papillomavirus, per papillomavirus. Da quello che ho detto è importante una cosa. E che thashë është rëndësishme një gjë. L'educazione della popolazione, no, delle persone. Persone interessate. Quindi grande sforzo oggi da parte della comunità, dei medici, degli operatori, diciamo, di sanità. Sforzo e madre, non dite sot me e miegve a operatore të shëndetësisë. Della qualità della vita. Është për ndihmuar në cilësinë e jetës. Nuova medicina. Finere. E di informare. Dhe të informojnë. Quelli che saranno i clienti ato potenziali, gli utilizzatori potenziali. Prodorusit potenziali. Di queste scoperte, delle soluzioni, të këtyre zbulimeve, zgjidhjeve, medicina preventiva e preventiva. Mjekësisë parandaluse. Dico, quando si cerca di migliorare i parametri della qualità della vita di un uomo, kur kërkohen që të regulohen parametrat e cilësisë së jetës, la sua fertilità, la sua sessualità, fertiliteti, seksualiteti, o il suo modo di invecchiare, ose mënyra e plakjes, non esistono farmaci. Nuk ekzistojnë. Perché i farmaci sono stati inventati e scoperti per curare le patologie. Sepse i lacet janë zbuluar per të kuruar patologji të ndryshme. E quindi oggi, per modulare i nostri geni, che sot, controllano le diverse genet tona që controllojnë, per migliorare la qualità delle nostre prestazioni, come per përmirësuar cilësinë e paraqitjeve tona, dobbiamo affrontare la terapia medica in maniera diversa. Duhet ndjekim një terapi mjekësore në mënyrë të ndryshme. Guardiamo l'alimentazione. Shikojmë ushqyerjen. Ognuno di noi ha l'esperienza che se mangia correttamente in un certo modo, adatto per il suo corpo, në mënyrë korrekte e adatte, si sentirà meglio, si sentirà più giovane, più in forma, eccetera. Më në formë e tjera.
Allora, il primo farmaco è proprio l'alimento, la nutrizione, il primo farmaco naturale. Ci sono molti principi attivi, derivazione naturale, che hanno un'azione di modulazione sui geni. E su questo c'è una storia millenaria della medicina tradizionale cinese, quella ayurvedica, colombiana. Oggi con le biotecnologie moderne incominciamo a capire questi prodotti naturali mescolati insieme che avevano un'efficacia terapeutica. Quindi cominciamo a selezionare dei prodotti, che oggi si chiamano omeopatici, alternativi, eccetera, ma sono brutti nomi questi, perché dei prodotti che hanno un'azione di modulazione delle funzioni normali del corpo. È un prodotto che può modulare le funzioni normali del corpo. A partire da quelli che si chiamano i nutraceuticals, no? Quelli che sono i coadiuvanti dei meccanismi della nutrizione. C'è un coadiuvante per uscire. Ai prodotti di derivazione naturale. Prodotti che hanno dei principi attivi contro lo stress ossidativo, che è uno dei fattori oxidativo, per esempio, di e quindi migliorano proprio la qualità. Ma anche a partire, immaginatevi per esempio che nell'intestino ci sono tutti i batteri che metabolizzano tutti i prodotti che noi mangiamo e li trasformano in prodotti attivi. È sufficiente uno di noi che vive per esempio in una zona mediterranea va a vivere nel nord Europa. Quindi quando vai là hai bisogno di un adattamento del tuo corpo, del tuo intestino, per tu adattare trupi. Per poter avere un beneficio dall'alimentazione nuova che avrai. Tutti i principi degli yogurt nella catena industriale delle grandi company è fondata su questo, su come cambiare i tuoi batteri intestinali per digerire meglio, per mangiare meglio, per assorbire meglio. Per te trattare meglio, per tenere meglio. Quindi passi dal piccolo yogurt per i bambini yogurt e poi per il giovane sportivo per arrivare alla persona anziana. Quindi, questo è una grande rivoluzione biotecnologica sulla qualità della vita. Allora, lo yogurt è un esempio molto banale, in maniera che tutti capiscono, però immaginate quanti altri prodotti di origine naturale possono avere un'azione metabolica orientata, per esempio, sull'attività del fegato, sulla bellezza della pelle, sugli organi sessuali, Quindi oggi ripensiamo in maniera diversa la medicina. Noi diciamo oggi medicina della coppia perché le coppie sono giovani e vengono i problemi sessualità e fertilità. Però se noi risolviamo questi problemi, poi queste coppie le vedremo crescere nel tempo con i loro bambini e anche vedremo invecchiare. Quindi loro si fidelizzano a questo tipo di medicina moderna, questi approcci moderni, e oggi possiamo proporre delle soluzioni vincenti. Quindi tutte le nuove i nuovi orientamenti dello slow food, per esempio in Italia, questi approcci moderni hanno un fondamento oggi scientifico che non è soltanto di gusto. Anche nel mondo della cosmetologia, tutti i nuovi prodotti di rivitalizzazione della pelle, eccetera.
non sono puramente legati a rivitalizzare solo la pelle, nuk hanno anche una funzione di attivazione kurs, contro lo stress ossidativo della donna in genere, che funziona molto bene anche sul comportamento della donna stessa, appunto, di vista della sua presenza, la sua presenza immagine sai, di bellezza sessuale, in bucurista sessuale. Allora, questo è un approccio moderno. C'è da dire che la maggior parte dei medici oggi sono educati a trattare le malattie, non a trattare la qualità della vita. Quindi c'è una mancanza di operatori di sanità che lavorano nel settore della medicina preventiva e predittiva. C'è dopo parandalusa e paratanse. Ma questo è un fatto positivo, nel senso uno stimolo per produrre generazioni di medici nuovi che vogliono lavorare sulla qualità della vita. Se uno pensa che nel mondo 20% della popolazione è malata ed è presa in carico dai sistemi sanitari, no? Classici. Però l'80% della popolazione normalmente non è malata. In questa c'è una grossa parte della popolazione, sono quelli che lavorano ogni giorno e che producono. Ora, queste persone hanno tutto l'interesse a non diventare malate perché lavorano e producono. Loro chiedono di avere dei servizi per loro per una migliore qualità di vita. Quindi, se noi andiamo su questo target di popolazione, è una medicina a livello mondiale, ovviamente, a livello di scala mondiale, e permette anche di ridurre i costi per la medicina tradizionale sulle malattie. Oggi abbiamo più persone che sono infertili rispetto al passato. Più persone diventano anziane e vivono più a lungo. Se scarichiamo tutto questo sui sistemi di sanità pubblica, immaginate l'India ha 1.200.000 donne, poi l'India ha 1 miliardo e 10 milioni, o la Cina, non possono avere sistemi pubblici. Però appunto, sviluppando la medicina preventiva e predittiva, noi evitiamo che si carichi sul sistema le paratanse, di sanità pubblico per le malattie. Quindi sono molto contento che gli amici di Durazzo, della New Life Clinic, hanno lanciato per la prima volta questa iniziativa della medicina moderna della coppia, con l'idea di recuperare questi parametri di qualità di vita e quindi di garantire un futuro migliore per le coppie giovani che hanno tutti i diritti di avere dei bambini, una fertilità sana, una sessualità buona e di avere una prospettiva del futuro, Duke pas quale sarà la loro salute nel futuro. Profesor Giuseppe, unë falenderoj për gjithçka that në studion tonë në emisionin Mjekët pranë jush. Grazie mille a vostra trasmissione, faleminderit a tutti. Të nderuar teleshikues, ne zhvilluam një bashkëbisedim në emisionin Mjekët pranë jush në këtë puntatëre të këtij emisioni me një mjek italian, me profesor Giuseppe Triton. Ai është androlog urolog, presidenti i Akademisë Botërore të Bioteknologjisë pranë UNESCO-s në Paris, gjithashtu edhe president i Shoqatës Botërore të Andrologjisë. Është gjithashtu edhe mjek konsulent pranë klinikës New Life këtu në qytetin e Durrësit, e cila tashmë ka rinovuar edhe një mjeksi ndryshe, mjeksi moderne për një jetë të shëndetshme në çift. Ndaj ju këshillojmë që ta vizitoni Toni, pse jo edhe shpesh. Profesor Giuseppe Tritone do ta kemi të ftuar gjithashtu edhe në një emision tjetër për të folur për problemet kryesisht të meshkujve, për andrologjin dhe urologjin. Ndajemi këtu bashkë, mirupafshim.